Non è così? Sinceramente. No, devo dire che è una grande emozione, una grande partita importante che questa sera ci siamo giocati tutti insieme. Allora, a proposito del fiume perdita d'occhi, a proposito della persona, Nico Zanchi, vieni sul palco, Imperio Musicale! E lui il presidente! E dovete ringraziarlo, perché sennò stasera non ci si vedeva qui. Allora, prima passo la palla a Simone perché voglio fargli dire qualcosa istituzionalmente e poi parliamo un attimo di Imperia Musicale, intanto e diamo il tempo a loro di sistemarsi. Simone, ti faccio una domanda oltre a quella più immediata, no? A vedere questa gente qui davanti e essere felici. È bello avere Imperia così viva, è bello il percorso che abbiamo iniziato insieme, vero? Assolutamente, credo che sia una partita importante che questa sera si gioca a questa città. Dietro a tutto questo divertimento, a questa enfasi, a questa positività e concretezza che c'è un progetto dietro che con Nicolo abbiamo avviato da mesi, con Imperia Musicale, con un'associazione che ci tengo a dire che è nata a seguito di un atto atroce che è stato fatto nei confronti di un nostro concittadino. Pertanto io gradirei che fosse fatto un applauso veramente per l'atto di solidarietà nei confronti di Imperia Musicale, per quello che ha fatto e per come è nata nei confronti di Sergio Salvagno, perché questa è stata la nascita di Imperia Musicale. Con Nico quest'anno, diciamo già gennaio, dicembre forse ancora del 2016, è venuto da me e mi ha detto: Imperia Unplugged deve crescere quest'anno, abbiamo un progetto enorme. Io devo dire che come assessore, ma come persona, come cittadino di Imperia, come persona che ci crede in questa città, devo dire che la miglior risposta l'avete data voi imperiesi. Io questa sera vorrei che ci fossero tutti gli imperiesi uno a uno a salire sul palco e vedere quello che vedo davanti io, perché non si vede la fine della gente, quindi per quanto se ne dica, Imperia questa sera vive. Si è riusciti a portare un sacco di artisti, una giornata piena di entusiasmo. Siamo partiti dal palco all'aperto, al bar 11, Monica Tondelli che ringrazio, sempre pronta e disponibile per tutti gli eventi della città. Un'attività culturale, un momento culturale in piazza San Giovanni e questa sera sul palco tre artisti di eccezione, Edoardo Chiesa, Emanuele Dabbono e per chiudere chiaramente Ermal Meta, quindi in persone. Chiaramente più attese non siamo io e Nico, ma ci tengo a dire che Imperia Musicale, che è un'associazione veramente nata da niente, da un insieme di tanti cantanti, tanti imperiesi che sono messi insieme, compresi Eugenio, e ringrazio tutto lo staff che c'è dietro, perché c'è un sacco di gente che sta lavorando dietro, insieme chiaramente al mio settore, ringrazio gli uffici, gli operai, tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, hanno realizzato questo grande evento che questa sera vedete. Pertanto godetevi la serata, viva Imperia e portiamo alto il nome della nostra città!